E non... Bentornati nel mio canale? O benvenuti nel mio canale? Io sono... BalucciaSins e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Bentornati e bentornate in casa Snow. Allora, ragazzi, i nostri sono ufficialmente partiti per la loro seconda luna di miele e io off camera ho giocato un po' durante tutta la notte. Infatti, vedete come sono ridotte queste due, che le ho lasciate sveglie veramente per tutta la notte. Ehm, che c'è, tesoro? Annoiata, sì, va bene, ma devi fare questo. Ti serve per la carriera, quindi non romperle le pene. Dicevo, le ho lasciate sveglie tutta la notte, ragazzi, per. Darci da fare con questo obiettivo, la nostra è riuscita a massimizzare l'abilità di scrittura. Pochissimo, ecco proprio adesso, raggiunto il livello 10 di scrittura è genio letterale. E tra l'altro, ehm, si sì, vabbè, a parte il livello di celebrità, volevo mostrarvi che mi era arrivato un messaggino, ma non so neanche se c'è più. Uh, sì, abbiamo fatto fare i compiti alle ragazze. Ecco, oggi è il giorno dedicato alla salute. Questo mi dice la mod. Angel ha prenotato il controllo della salute, appuntamento alla Newcrest. Vabbè, bla, bla bla, al centro. Alle 11.00. Un permesso per malattia per la scuola. Vabbè, posto di lavoro è già in elaborazione. Ma sicura di essere in orario per l'appuntamento quando sarà il momento. Quindi dobbiamo ricarciare alla Newcrest Health Center, alla clinica, ragazzi, che sta a Newcrest. E. Per far funzionare questa mod, lo dico magari a chi può interessare, serve proprio installare. Um, le ho date a lei tutte le tue pozioni, tesoro, quindi to. Perché sì, ho proprio svuotato tutti i punti che aveva, ragazzi, gliel'ho fatti. Eh, insomma, spendere tutti perché, ahimè, mi è arrivato il messaggino, ragazzi. Tra l'altro, dovrei averlo anche qua da qualche parte, dovrei avere il messaggio che mi dice: State vezzite in secondo che mi state facendo rincitrullire, eh, che appunto mi dice: La lunga vita di Filippo Spell sta per finire, sarebbe un momento adatto per mettere ordine nei suoi affari e anche, ragazzi, quella di Serenella. Ecco qua anche la lunga vita di Serenella. Vabbè, la lunga vita di Serenella sta, sta per finire. Sarebbe un momento adatto per mettere in ordine nei suoi affari. E io ci tengo che almeno il livello 10 della carriera, il vertice della carriera, lo vorrei tanto che lo raggiungesse, ragazzi. Quindi mi auguro, eh, sì, tesoro. Se ti bevi, quello passa tutto, veramente tranquilla. Ora anche tua moglie farà la stessa cosa perché mi ha rotto le pene. Te lo dico proprio: Serena, serena, lei è Serenella, io sono serena. Vai così, bevi. Santo cielo ragazzi miei non si regge ok allora dunque innanzitutto tu verrai qua e ti siedi e mi farai no i social network no scrivi scrivi un libro di genere faremo un libro motivante eh, e so già quale amico specchio no il titolo sarà L'età non deve mai rappresentare un ostacolo. È un libro motivante, ragazzi, un libro fiducioso perché la nostra vuole mandare questo messaggio. Ehm, puoi sempre realizzare i tuoi sogni. Non c'è limite d'età e scriverà questo libro ne ha scritto un altro tra l'altro ragazzi mi sono resa conto che lei vuole pubblicare 10 libri ma cioè, io li ho tenuti qui fino adesso poverina ne ha 3 più 1 4 un altro si sì, ha sempre suo 5 2 7 e un 8 dai 8 libri te ne mancano un paio e poi puoi insomma poi puoi vabbè Dopo puoi fare questo progressino, dormi un altro po', tesoro, dai, è presto, è festa, no? Oggi stai a casa, ti riposi, anche perché, ragazzi, sinceramente, tanto lei ormai è da 10, non ho neanche interesse a mandarla più, anzi, eh, ho deciso di non mandarla proprio più a scuola, Elsa, perché tanto il 10 l'ha raggiunto, appunto, ma vorrei mi lavorasse sulla sua aspirazione, perché mi farebbe piacere se... La completasse, poi, ragazzi. Non è detto che riusciremo, eh, però eh, staremo a vedere, insomma, la nostra, eh, che è qui, va bene, lasciate bicchiare in giro proprio voi come se non ci fosse un domani. Si deve esercitare nei discorsi. Perché sì, ragazzi, è eh, questo deve fare, deve raggiungere il livello 6 di carisma, dare ordini. Tra l'altro, off camera ho, ho provato questa interazione del dare ordini qualche episodio fa, ragazzi, è troppo divertente. Cioè, ha dato l'ordine a Serenella, la... tipo di stare sull'attenti, se non ricordo male, era qualcosa del genere. Comunque, vabbè. Ora sì, tesoro, dai, sei quasi pronta, ti puoi alzare, adesso direi. Vieni qui. Vai in bagno, ti fai una doccia e ti lavi i denti. Qui è ancora apparecchiato, quindi vediamo un po' se c'è. Eh no, butterai anche il cibo variato, patata. Tua sorella invece? No, ah, lei se la dorme, ragazzi, proprio la stragrande. Ha fatto i compiti con il papà poco prima. Che partissero, stessa cosa, ovviamente, ha fatto anche. Ah, guarda, prendi questo tu. Che tanto lei non ci fa più niente. La piccola, tra poco dovrà mangiare, eh, Angel? Anzi Serenella lo dico a te perché comunque lei ora deve veramente darci, darci dentro se vuole sperare di ottenere un'altra promozione Stefan sono davvero felice che tu mi abbia consigliato di vedermi con Nicola Ferrara, ho riso tutto il tempo Tra l'altro ragazzi poco prima di partire io le ho annullato l'ennesima morte ragazzi, è morta Erika Fontana Un'altra parente perché si sì, ha preso il cognome del marito però è una discendente anche lei degli Snow e non mi andava che sta poveretta partisse, si godesse, cioè volevo che si godesse il viaggio, non che partisse per l'ennesima volta il lutto, tanto ce ne saranno di lutti visto che a breve questi due eh, faranno una triste fine purtroppo, quindi almeno finché resistiamo eh, voglio dire dai poveraccia, dai finisci di riposarti tesoro, tu una volta finito... Brava patata, lavati i denti, che è importante l'igiene orale, vai! Dopodiché vieni qui, devi appunto ripulire il frigo. Lei ragazza è estremamente indipendente, cioè lei anche adesso vivrebbe tranquillamente senza Serenella e senza Angel, ma proprio senza problemi. Voglio dire, l'unico ostacolo potrebbe essere quello che non sa cucinare, ma un modo per sfamarsi lo troverebbe. Invece Anna io la vedo meno intraprendente sotto questo punto di vista, eh, meno autonoma, diciamo, quindi lavati i denti. Ecco qua. Vai così tesoro, lei vedete già fa tutto quello che deve fare. Tra l'altro sì, vabbè, ma non me ne frega niente se Filippo perde la celebrità. Um, avevo preparato queste cose per uh, loro, la, cioè la nostra... Um, uh, Raga buonanotte. Aurora aveva preparato queste cose per loro. Uh, ho fatto già prendere anche tutti i punti di Aurora, ragazzi, perché è di Filippo, cioè, non si sa mai. Ho preferito veramente toglierli tutti. Loro sono Sulani, ma mai dire mai quello che può accadere quando uno è fuori casa, quindi per carità li ho presi tutti. E A lei ha regalato questo maglioncino qui che purtroppo però non possiamo utilizzare. Questo berretto idem con patate. Ma io volevo anche che insomma avessero un ricordo di quando erano bambine. E poi abbiamo anche lei, questo, e anche lei questo. La mamma aveva lavorato, ricorderete a maglia. Eh, e aveva appunto preparato qualcosa per entrambe. Quindi volevo avessero ciò che lei aveva creato. Quindi apri, c'è qualcosa per fare colazione? Una parvenza, una, una qualcosa che simuli una colazione, no? eh, Abbiamo soltanto. Qua che c'è? Torta. Dai, un'altra torta. Biscotti, biscotti. No, non abbiamo niente. Oggettivamente. Allora, a questo punto, tiriamo fuori dei biscotti. Qui abbiamo latte arricchito, ma non, non voglio prendere quello. Facciamo. Uh, no, una consegna adesso no. Tesoro, non ce n'è bisogno. Volevo tanto che, oh, sì, ragazzi. Forse ce n'è bisogno. Uh, sì, il primo maggio va bene. Loro, infatti, hanno... ne hanno approfittato per partire per stare fuori proprio per questo motivo. Ma veramente non puoi, eh no? Allora ordina una consegna, tesoro, di alimenti. Eh, ci pensa la nostra, ragazzi, quando la mamma non c'è. Sa che le zie di là sono impegnate, quindi facciamo una bella scorta di tutto quello che possiamo prendere. Oh, lei proprio ragazzi prende tutto perché, o oh, giustamente, è una bambina, non sa ciò che può essere utile, ciò che non può essere utile. Quindi, secondo me, prende tutto. Immaginiamo ovviamente che sia collegata con internet per fare l'ordine, no? Quindi, vede clicca un po' come all'UQNIT, all ragazzi: prende e clicchi la rovina ok allora dunque eh, anguria piccola facciamo una decina basilico ok bottiglie di latte ragazzi almeno una ventina per forza facciamo anche lo stesso con sì con il resto vai vai forza forza poi eh sì assolutamente sì anche la farina ragazzi c'è una bella spesa proprio stiamo facendo, tesoro. Ok, facciamo così. Eh beh, il latte al cioccolato, ragazzi, su. Che ve lo devo dire io? È Una bambina non lo prende un po' di latte al cioccolato? E eh, andiamo, dai. Ci sta anche la melanzana piccola. Pane al latte, dovremmo averlo, ma io, ragazzi, lo riprendo perché non so. Poi uova, va bene. Queste le prendiamo perché possono fare parecchie cose. Ora non so, onestamente, ragazzi, come se la cavano ehm, Serenella e Angel ai fornelli. Cucinava sempre Aurora, quindi ho seri dubbi. Che insomma, secondo me fa prima cucinare eh, Elsa. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, secondo me Elsa è più capace. Però va bene, ora vedremo. Oh brava tesoro, così, intanto però approfittane dai, eh, prendi una porzione, la piccolina la vogliamo svegliare un attimo, hai finito di scrivere il libro? Grazie di aver chiamato, ok perfetto, tu come stai messa qua? Dovresti aver finito, oh perfetto, allora direi che puoi svegliare la tua piccolina, svegliala perché è proprio ora di mangiare qualcosa, sono le 10, eh Tesoro mio, dai il cibo e le diamo i cereali con del latte. Ok, tu? Oh, hai fatto tutto? Perfetto. Lei, ragazzi, vuole raccontare delle storie. Per essere estroverso e giocare con la casa delle bambole. Ok, dovresti fare anche tu colazione. Quindi, secondo me, adesso lei viene qui e prende una porzione. E secondo me cercherà di parlare... Con lei. Voglio vedere cosa succede. È vero che deve perdere qualsiasi contatto. Voglio vedere. Guard, vediamo un po' se si siede accanto, ragazzi. Non le farò parlare, eh. Voglio vedere se si guardano, se. Sì, non le faccio parlare perché vi ricordo che la regola dice che non, devono perdere qualsiasi contatto fino a che Anna non diventerà giovane adulta quindi no non è il caso gioca a scacchi no tesoro dai stai bene così insomma sei al livello 9 della carriera questa promozione e poi hai finito eh stai contenta dai puoi farcela io so che tu puoi farcela eh potremmo andarla ragazzi al lavoro nel tempo libero da una parte. Da mezzogiorno alle 17 potrei, almeno aumenterebbe il rendimento, ma intanto preoccupiamoci di andare, questo deve farlo lei, ad accettare la consegna e di pubblicare, ragazzi dobbiamo fare anche questo, dobbiamo pubblicare i libri. Quindi vendiamo a un editore? Invia una copia, ma sì, vendiamo a un editore. Venderemo la ricerca della cicogna, ce l'abbiamo fatta. Intanto questo. Sì, salve, prego, si accomodi Lasci pure la spesa No, no, ragazzi No, Serenella, no No Ma no, raga No, 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 no Ma poverina, aveva faticato così tanto No, raga, vi prego, ditemi che lei può salvarla Corri, vieni qui Sta accadendo la tragedia, no, non te ne oh. puoi andare, Serenè. Ti prego, no, ragazzi, no, ma che cavolo, non ci credo, questa schiatta. E oggi è il giorno dedicato alla salute Oggi valuteremo la tua salute elaborando poi un quadro completo Quindi informeremo il lavoro, la scuola Affinché ti diano il permesso Per un'uscita anticipata per malattia Non hai bisogno di chiamare Ma cancella sta appuntamento L'appuntamento è pronotato, Sì, è stato cancellato Sai sta morendo mia moglie purtroppo Ma no ragazzi Vi supplico, ti prego vieni qui Implora Per favore Tristo tu non... Ogni volta che ti imploriamo Non salvi mai nessuno Stavolta potresti farci la grazia. Sta donna può avere la soddisfazione almeno di arrivare al vertice della carriera. Una non è che dico tante. Oh, guardate, lei, oh no, Serenella! Eh, lo so! Perché effettivamente. Serenella non sembrava comunque. Cioè. Per carità ragazzi oh, um, Magari non mi metto a sistemarli due per tre Lei ha un look fin troppo giovanile Però diciamo che sembrava Ancora in salute agli occhi del, Della sua famiglia no Quindi accasciarsi così all'improvviso raga, mamma mia io non ce la posso fare No vabbè Ti prego Falle realizzare questo sogno Te lo chiedo per favore Oh ci ha detto di sì ci ha detto di sì, ragazzi, mi sa che ha detto di sì. Serenella è stata riportata in vita. Oh sì, la richiesta appassionata di Angel al Tristo Mettitore devono aver... No, aspetta, ho, letto, ho aspettato, ho letto male. Serenella è stata riportata in vita, le richieste appassionate di Angel al Tristo Mettitore devono aver funzionato tristo. Mamma mia, ragazzi, il Tristo per una volta ci ha graziato. Ah, oh, Serenella, sei ancora con noi. Morte per vecchiaia, no, Serenella, no. Stai bene tu. Vero, tristo. Riportala da noi. E quello. Oh, santo cielo. No, no, no. Sta bene, vero? Ho messo in pausa io per sbaglio. Pure il postino, ora qua. Regà, ma che è? Vi prego, toglietevi. Oh, tristo. Cioè, è tristo, io sto per subire uno shock da cui non mi riprenderò mai. È tornata in vita o no, sta poveraccia. Ma scusate, ma che mi si è imbucato in casa il postino? Se ne vada, Eh. Vai! Vai, Serenella! Fermi, raga, questo è il miracolo proprio perché non mi è mai capitato che il tristo accogliesse la supplica. Quindi vi prego, devo fare una foto. Guardate, Angelo, sì! Sì, tesoro, ce l'ho fatta! Eh beh, dai... Oh, Serenella, spero avrai ancora tempo. Fatemi vedere ora la barra. Rimane così? Penso di sì. Oh, sì. Ti è stata data una seconda occasione, donna. Vedi di non sprecarla. Lei, no, no, pubblico subito i miei libri. Ecco, va bene, vai teso. No, però senti, prima di pubblicare il libro, vieni qua, stringila, baciala. È, è merito suo, eh, se tu sei ancora tra di noi. Scusami tanto, non te, lo voglio, non te lo volevo dire, perché lei dirà, <ride> ho visto proprio la morte in faccia, anche noi, eccola qua. Tu, oh, mi hai salvato, Angel. Oh. oh, ragazzi, guardate lui a me queste cose non mi convincono. Se ho capito, ma, cioè, tu stai ancora qui perché? Perché speri di ricevere una mancia? Vai via, scusami, eh. È... Eh, non hai visto la disgrazia? La mancia non è... Cioè, io le do sempre le mance, però, raga, è... Eh. Oh, mamma mia. Ragazzi, chissà ora quanto tempo ci è stato regalato. Dal tristo. Non ci è dato saperlo, ma... Almeno... Serenella resterà ancora... No, anche perché, ragazzi, c'è... Cioè, se Aurora... In, quel... In questo momento, se Aurora venisse a sapere accetta il flirt, certo, che è schiattata anche Serenella, raga, veramente quella prende armi e bagagli e torna a casa, perché, cioè, giustamente, no, dice io sto in vacanza e Angel deve stare a... ragazze, sì, ok, va bene, festeggiate la vita, che cosa volete che vi dica, ma qua c'è una creatura che vuole uscire, però, non puoi liberarla tu, patata, va bene, allora, fai così, rallegrala, alzati e rallegrala, dai, lei, ragazzi, cioè, nemmeno a dirlo per scherzo, quando vede che, insomma, c'è, cioè, si accumula mh, gente, prende e eh, sparecchia e tanti cari saluti, cioè, non ne vuole proprio sapere. Oh, sì, lo so che vuoi la tua mamma, patata, ma beh, presto arriverà. Ti prometto, raccontale una storia sciocca. Ah, oh, sta arrivando, poi impari a conoscere. Abbiamo rovinato i piani? Dai. No, tristo, eh, però no, eh, tristo. Tristo. Mannaggia, il tristo si imbuca in casa. Tristo, ti prego. Oh. Sì, No, ma che cavolo fai, tristo? Oh, mamma mia. No, raga. Cioè, secondo me le sta dicendo qualcosa tipo: Tornerò molto presto, e dovrai essere pronta, ragazzina. Sì, perché, ragazzi, avete visto il messaggio di Filippo? È come se lui la stesse preparando all'inevitabile. Anche perché ora, io sono riuscita, no? A far risparmiare: che c'è? Si sì, perfida con un bambino. Eh sì, lei, ragazzi, ha la vena di cattiveria adesso, eh? Ha la vena di cattiveria, quindi. <clears throat> No, non voglio che faccia una cosa del genere, però insomma, vorrei che leggesse con un adulto per un paio d'ore, questo sì. Quindi magari tesoro, ti siedi qui, e tu non, non badare al tristo, ti prego, veramente, lascialo lascia fare il tristo non sa tante cose, ti prego. Sì, poi pubblicherai, eh. E lei dice "Hai visto? La tua mamma sta bene, era solo una lamata, uno scherzo". No, tesoro, non era uno scherzo, però eh, insomma, l'abbiamo vista veramente brutta, ragà. Proprio brutta ce la siamo vista, mamma mia. Uh, no, dai, questo non si può guardare di vasino, va ripulito. Andiamo in questo bagno. Patata, vai, usa il vasino. Che cosa c'è? Uh, ah, le fa male perché sta mettendo i dentini. Tesoro, ma. Eh lo so, patata. eh, può, Già, può succedere. Però hai perso qualcuno di molto vicino. Eh, tesoro, no. Guarda, mamma è ancora qui, non ti preoccupare. Basta, ti prego, patata, basta. Falla andare a usare il vasino. Va, vai, falla. Oh, tu sparecchia, sparecchia. Sparecchia, c'è cioè, anche la mod, ragazzi, ho installato quella che lascia le tovagliette qui, non le elimina. La, la trovo molto carina. Sono quelle. Mh, Magari stupidaggini, ragazzi, però secondo me sono carine. Allora, Riponi. Perfetto. Tu volevi andare a giocare con la casa delle bambole. Ma. No, regà Vi prego. No, no, io non ci ripenso mai. hanno fatto tutto da sole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ho voluta ricontare per scrupolo. No, vi prego. Tra l'altro ho perso il desiderio quando ho fatto lo spostamento con loro. Eh, del, eh, certo, che la vuoi stringere di adottare. Il desiderio è quello lì di adottare un bambino. Eh, dai, eserciti nei discorsi, tesoro. Serenella. Come va? Tutto bene? Ti sei ripresa dallo shock, tesoro. Mannaggia, ragazzi, che, che shock che è stato, veramente una cosa terribile. Allora, dai, svegliati. Perché, insomma, dormire a quest'ora direi che non è proprio il caso. Ti vai a fare una bella doccia. Dopodiché, per cortesia, verrai qua e inizierai a pubblicare. Pubblica? No, per conto tuo no. Che stiamo scherzando. Venderai a un editore. Ok, la ricerca della cicogna ce l'abbiamo fatta. E ce l'avete fatta? Sì, eccola qua, la piccolina. Ok, tu tesoro. Allora, vediamo un po'. Lavoriamo anche sulla tua. Gioca su una palestra con lo stato emotivo giocoso. Questi ci penso io perché vedo che non vuoi collaborare al momento. Mmm. Allora, al momento non sei giocosa, quindi dovresti diventarlo giocosa. Però, eh, magari prima fai una cosa, ripulisci per cortesia, ripulisci anche questo, perché insomma non deve farlo sempre lei. E dai, una volta che avrà pubblicato tutti i libri verrà a leggerti qualcosa, promesso tesoro, perché insomma eh, la nostra è passata d'età po da poco, quindi ancora parecchio tempo prima di... Um, diventare adolescente invece la nostra Elsa ragazzi diventerà no vabbè adolescente fra tre giorni io non vedo l'ora di poterla ammirare ragazzi veramente non vedo l'ora anche perché um, poi così inizierà anche la sua degenerazione sono curiosissima proprio tanto non ho mai gestito due eredi contemporaneamente quindi spero che fili tutto liscio Però vi dico la verità La generazione di Anna non è impegnativa Cioè nel senso Fondamentalmente Fino a che non raggiunge una certa età Stiamo tranquilli Non è che debba fare cose Già, già dover non lo so Massimizzare un'abilità Già ragazzi richiede un certo impegno eh, Tu stai ancora a quel livello Giusto? Sì Poi dovrai dare ordini eh. Va bene Tipo non morire più Serenella Eh, Guarda Credo che anche lei condivida questo pensiero. Senti, nel frattempo che aspetti la zia, tesoro, potresti guardare un canale per bambini e secondo me lei si mette qua, celebrità una stella. Oh, dai, facciamo vieni un editore a te. Dedicato appunto alla piccola Ielena. Poi facciamo un editore. Come nasce l'amore? Ti racconto la nostra storia. Uh, sempre la stessa cosa. Il nostro regalo più grande: Sei tu, figlia mia. Eh Beh, ragazzi, assolutamente sì. Poi vendiamo sempre un editore La maternità questa sconosciuta. È un libro del mistero, infatti. Vendiamo un editore. Poi facciamo anche Jelena: questo è il libro di poesie che ha dedicato sempre a sua figlia. Jelena, l'avventuriera. Ne ha scritti, ragazzi, su Yelena tantissimi. E secondo me sta proprio eh, tipo d'ora l'esploratrice, raga, fondamentalmente. Yelena la, navig la navigatrice. Sì, poi chiudi l'ombrello. Dai, dai, non puoi dormire adesso, Serenella, ti prego. Potevi dormire per sempre se non fosse stato per tua moglie. Oh. E l'età non deve mai rappresentare un ostacolo, quindi l'ultimo fresco fresco che ha scritto. Le ne manca uno, ragazzi, per poter andare allo step successivo e quindi all'ultimo, conseguire il livello 10 di scrittura che l'abbiamo fatto, completare 3 bestseller e guadagnare, guadagnare 25.000 simboli in diritti d'autore pubblicando libri. Ora, l'aspirazione io non so se riuscirà effettivamente a portarla a termine. Vuole stringere un'amicizia, ma tesoro in questo momento direi proprio di no. Oh, consolare per la morte. Sì, assolutamente ragazzi. Assolutamente. Tra l'altro, il tizio la spesa, mh, cioè col fatto della morte. Io non mi sono resa conto. Ma la spesa ce l'hanno portata, ragazzi. Lo scopriamo subito. Mmh. Non vedo nulla. Non lo so, ragazzi. Non so. Tante volte ce l'ha lei nell'inventario. No. Io non la vedo sta spesa al momento. Il tizio era arrivato tipo qua da queste parti, quindi credevo l'avesse lasciata in cucina, perché di solito la facevo riporre da Aurora, raga. A meno che non sia imbucato da qualche altra parte, non l'abbia smollata altrove, ma io non vedo nulla, quindi deduco che, non lo so, sia svanita e dovremmo rifare l'ordine poi più avanti, però va bene. Io adesso però vorrei fare appunto leggere il libro ad Elsa. Quindi leggi una, eh, con un adulto per due ore. Quando un sim adulto è selezionato, clicca sul libro e seleziona Leggi al bambino in presenza di un bambino. Quindi vieni qui. Sarebbe stato bello, ragazzi, far leggere un libro proprio scritto da lei, però vabbè. Non importa. Leggi al bebè. Facciamo... Cane su un tronco, dai, visto che lei vuole adottarne uno. Immagino ragazzi prima di partire però mamma, papà me lo, me lo promettete che quando tornerete potrò adottare un cane per il mio compleanno e, lei, e loro le hanno detto guarda per il tuo compleanno, ora ragazzi è sparito il desiderio però lei voleva adottarlo eccolo subito proprio eh, per il tuo compleanno la mamma e il papà ti promettono che sì potrai adottare un cagnolino tra l'altro ragazzi qua inizia a fare freddo vabbè intanto lasciamola leggere Lasciamola leggere, tesoro. Tu eh, giocosa al momento. Vediamo un po', ragazzi. Dunque, mm. vabbè, senti. Fai una cosa: vai un po' a giocare. Gioca come un pirata. Perché io lei ce la vedo, ragazzi. Sì, sì, sì. tantissimo. Cioè, quella delle bambole, per carità, le piacciono anche le bambole, ma quella delle bambole è Elsa. Lei, ecco, è questo: gioca come un pirata. Assolutamente sì. Lei è più il tipo. Uh, tesoro, no, non puoi dormire, patatina, no, nessun dorma. Vieni qua e le forme, dai, che tu sei curiosa. Se non impari qualcosa, dopo un po' ti stufi. Facciamo MSC Commander, dresser, cambia outfit e, e, e le facciamo indossare questo. Guardate quanta carina, gli ho messo la fascia, fatemela vedere. Poverina, ma da quando questa poveretta è cresciuta, ragazzi, sempre con questa espressione infelice. Ma del resto, come fa ad avere un'altra espressione, sta porella, voglio dire? Cioè, ogni continuo muore qualcuno? È una tragedia, ragazzi. Che dobbiamo fare però? Oh, dai, perfetto. Oh, questo lo possiamo spegnere, però, ragà. Se... Filippo ha guadagnato 756 nel proprio giorno libero. Grande, Filippo. Porti i soldi a casa anche da lontano. Allora, chiama qualcuno al telefono, va bene. Potremmo chiamare la nostra Aurora, come per dire: Tesoro, ma m, siete arrivati? Tristezza per la malvagità. Interagire con un sim malvagio mette sim veramente giù di corda. Ma chi era? Ah, forse il tristo, ragà. Tante volte lui, perché lui avrebbe voluto della sua dipartita. Assolutamente. Conoscendolo, ragazzi, figuriamoci, fatemi fare una foto. Fatemi fare una foto e anche Angel ce l'ha fatta. Ragazzi, Ole brava patata. Allora, Angel, tesoro, ah, visto che stai lì, facciamo questo desiderio. Raga? Ogni due per tre me lo chiede, quindi applica il trucco. Va bene, applichiamo il trucco. Uh, blu. Ma sì, occhi azzurri, labbra rosa. Ora allora, non so come verrà yes, fuori. Yes. Avendo già il trucco in faccia, però ci tiene tanto, ragazzo. Nieto due cioè me lo chiede. Vuole farsi bella per serenella. Non cercarti un occhio. Ti prego. Oh, to. Che donna, raga. Che donna. Tra l'altro voglio vedere se stiamo facendo progressi. Un'ora è andata. E lei vorrebbe giocare con il set da gioco medico. Ragazzi, vi dico la verità. Per quanto riguarda eh, le, i valori caratteriali, io sono sincera. Io Elsa la vedo molto educata e molto responsabile, ma con uno scarsissimo controllo emotivo. L'empatia, no, non più di tanto. Cioè, non da diventare insensibile, ma ragazzi, cioè, dopo tutto, non se, cioè, almeno nel cartone non, non, non mostra tutta questa grande empatia inizialmente, per carità, poi la situazione cambia. La risoluzione dei conflitti mh, mh, non la vedo neanche questa positiva perché non mi sembra che sia in grado di gestire il conflitto, questo è. Però, ragazzi, insomma, mh, mi basta anche che abbia soltanto quelle due... Eh, va bene così dai storia di giocattoli sempre ad Elsa così andiamo avanti almeno con una sua Sì, lo so che sei stanca dai ti prego Immaginiamo che questi siano altri libri ovviamente scritti da Serenella Io immagino questo ok Tu devi dare ordini e devi darli a lei perché non puoi darli a nessun altro tesoro Però visto che sei eri un po' in carenza facciamo una corsa senza sudare Facciamola allenare un pochino ragazzi, perché altrimenti va in crisi, lei è stanchissima e ha bisogno di attenzioni, quindi vi prego, qualcuno si dia una mossa, eh sì, pur un po' influenzata per colpa dei dentini ragazzi, mannaggia, come va tesoro, guardatela ragazzi, mi fa morire Spero riusciremo, magari anche poi off camera ragazzi, perché... ho raggiunto il livello 3 di abilità motoria, oggettivamente poi si può fare anche off camera. Però um, a portare avanti le aspirazioni delle ragazze, perché ci tengo. Vorrei soltanto concludere questo step dell'aspirazione di Elsa e poi ragazzi ci fermiamo qua. Sì, ce l'abbiamo fatta, fai i compiti due volte quando hai la mente concentrata. Ok, grazie mille. Voglio solo mostrarvi l'interazione... Uh, no, non ti ci vedo tesoro, con nessuna delle due, delle tre. Ecco, questo sì, giocare con le bambole, quello sì, fa per te, però il resto sinceramente gioca con le bambole, vai. Lei ragazzi percepisce ovviamente che la sorella non vuole saperne. Uh, per carità, è vero, nel cartone loro sono grandissime amiche. E io ce l'ho avuto per un breve periodo, no? Cioè, la barra un minimo, ragazzi, tra loro c'è, sia perché vivono insieme, ok? Ma vedete, proprio poca, poca, poca barra. Infatti, sono conoscenti, non sono nemmeno amiche. Ehm, si è perso quel tipo di legame. Perché poi, crescendo, ragazzi, è, si è palesata la gelosia, immagino io, e quindi eh, non, è, non è finita bene. Insomma, lascia stare. Vieni qui, dai gli ordini a tua moglie così almeno poi concludiamo. Ordina di. Uh, ecco, era stare sull'attenti, ragazzi, vediamo. Sì, lo so, dovevo mandarti dal medico, ma, ma come sei stata promossa? Attenente colonnello! Angel è stata promossa tenente colonnello guadagnerà 66 milioni per allora per un totale di 179 all'ora Ha anche ricevuto il seguente bonus di 1790 Robot d'addestramento B64 modificato e medaglia della disciplina Ma come ha fatto ragazzi? Cioè se era a casa come ha fatto a ricevere Capirai livello 8 di carisma stiamo freschi ok Vai a dare i tuoi ordini dai che poi dobbiamo mettere la piccola Giocare un po' con la piccola almeno Oh. eccolo ragazzi notare lei come se la guarda <ride> ma immagino che facciano queste interazioni qui non tanto perché lei stia veramente dando ordini alla moglie ragazzi assolutamente no immagino che sia perché eh, mano a mano che lei sale di grado eh, e diventa diciamo più importante no? all'interno del suo lavoro ricopre un ruolo ecco più importante eh, Deve anche un po', come posso dire, migliorare, essere un po' più autoritaria. E quindi si esercita su, con Serenella, dice, ma se faccio così, secondo te sono credibile, sapete un po' queste cose? Io immagino questo, perché poi mh, no, non è il tipo, corsa senza sudare, non è il tipo da essere autoritaria con Serenella, insomma, ragazzi. Anzi, fra quanto devi andare, scusate, tre giorni. Senti, facciamo una bella cosa, visto che devi andare fra tre giorni, mi dispiace ti calmi un momento e poi ti eserciti nei discorsi la nostra è qui mamma mia ragazzi ogni due per tre c'è qualcosa che non va la piccolina ora se ne occuperà la mamma perché vorrei che non solo la confortasse ma che giocasse anche un po' con lei e ragazzi noi possiamo fermarci qua per questo episodio l'abbiamo vista brutta raga ma veramente brutta aiutatemi a dire brutta cioè io veramente l'ho vista malissimo Pensavo di aver perso Serenella, pensavo davvero di averla persa. E um, veramente, ragazzi, mi è presa proprio a male in quel momento perché vorrei che almeno veramente raggiungesse il vertice della carriera. Perché secondo me se lo merita. Serenella è stata molto più, fra virgolette, in ombra rispetto alle sue sorelle. Comunque, con cui ho giocato di più, che abbiamo visto anche di più anche per tutta la storia che hanno avuto comunque con i fratelli di Aurora e lei insomma secondo me merita questa soddisfazione non so non ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti ma noi per oggi ci fermiamo qua se questo episodio vi è piaciuto come sempre vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi la programmazione del mio canale le mie playlist i link ai canali dei miei amici youtubers e come sapete Ragazzi, io vi invito sempre ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare, quindi sostenete sempre i vostri youtubers preferiti, mi raccomando perché ne vale proprio tanto, ma tanto, ma tanto la pena. Quindi, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, noi ci vediamo nel prossimo, vi abbraccio forte, sul sul simmers, e non...